Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo tornati, ragazzi. Sì, finalmente siamo tornati. Potreste sentire un po' l'audio ancora rimbombante a causa del fatto che ancora le mie pareti ovviamente sono vuote. Non ho tutto ancora montato come Dio comanda. Ho un setup molto molto provvisorio, perché ancora deve venire l'elettricista e deve sistemarmi tutte le prese. C'è ancora un po' di lavoro da fare, ci sono tutte le rifiniture da fare, però diciamo che il grosso è fatto. Quindi finalmente qualche cosina penso di poterla registrare, soprattutto la notte. Comunque la sera barra pomeriggio barra sera posso comunque registrare, anche perché ho ancora lavori in casa, ma verranno effettuati la mattina e il primo pomeriggio, quindi avrò comunque modo durante la sera e tardo pomeriggio di poter registrare qualcosa. Quindi siamo tornati, cioè fondamentalmente sono tornato. Questo in realtà è un video abbastanza breve e anche abbastanza vuoto, tra virgolette, perché mi serviva solo per annunciarvi che finalmente ci siamo, finalmente siamo tornati, finalmente ho la possibilità di ritornare a fare live. Ovviamente state notando che anche la registrazione al momento non è al top, ma perché devo ancora configurare bene il tutto. E ho visto che ovviamente c'è l'evento con Sephiroth, che è estremamente difficile. Ci ho provato a farlo un pochettino sul telefono, ma ovviamente sul telefono mi viene malissimo giocare, perché mi diventa caldo, poi si rallenta. Ci sono tante cose che comunque non vanno sulla versione del mio telefono, quindi adesso che finalmente posso provare sulla versione PC, magari con la scusa faremo una bella live e proveremo insieme. Cercheremo magari di fare le coop, per chi ancora non le ha completate e deve farmare come me, che ancora devo comunque farmare. Ho letto anche in giro che c'è stato una sorta di bug, c'è stato una sorta di glitch con Ramu, che però ancora non ho capito bene che cosa è, perché ripeto, ho visto un poco in generale così, guardando qui e lì, soprattutto su Discord, sul Discord ufficiale di Ever Crisis. Quindi ovviamente cercherò di informarmi e di prendere tutte le notizie del caso. Ciò che ci andiamo a fare oggi è la pullata gratuita, perché per l'appunto abbiamo le free multi per 7 giorni praticamente, quindi finiranno appunto il 20 di ottobre, dove appunto potremo effettuare una multisummon gratuita al giorno. Quindi veramente tanta bella robetta questa. Andiamo a vedere se magari adesso mi portate fortuna e riesco effettivamente a concludere qualcosa. Spero di sì. Allora, qui nel frattempo Cloud è comunque non con skin alternativa, perché ovviamente qua non siamo su banner. Però magari una bella schivata, un bel parry, giusto per garantirmi qualche 5 stelle, darmi qualche copia, sinceramente non mi farebbe schifo. Ieri mi è uscita la multi vuota in realtà, quindi ecco, altra multi vuota, bene, quindi già sono due multi vuote di fila praticamente. Vabbè, ci sta alla fine, non mi posso lamentare in realtà, anche perché in alcune diciamo in alcune multi ne ho avute anche qualcosina in più. Ticket ovviamente non ne abbiamo, il banner di Matt ed Eris non mi interessa, anche dopo tutto il casino che effettivamente è successo. Abbiamo le missioni della campagna, le missioni di login, che io anzi io domani poi con calma mi farò. Anzi, ecco qui vedete 4 ticket che non sono male, quindi ne ho 5 in totale, altri 2 farebbero 7. E poi niente, devo completare praticamente solo la stamina utilizzata, quindi non arrivo a prendere praticamente tutte le ricompense. Abbiamo la possibilità comunque di far salire personaggi al 55. Ecco, mi sa che ora mi metterò a farmare un pochettino i livelli, cercherò di portare piano piano tutti i personaggi al 55, anche se è una cosa che molto probabilmente farò dopo l'evento di Sephiroth, anche perché l'evento di Sephiroth, come potete vedere, mancano 3 giorni alla fine, quindi ormai manca veramente veramente poco. Ho fatto nuova battaglia, nuove ah sì, perché giustamente sto facendo l'accesso dal PC, quindi mi informa che praticamente sono state inserite altre cose. Sono stati inseriti i ticket dorati, che ci consentono di ottenere l'arma di Barrett, che anche essa
mette praticamente difesa fisica, quindi è un'arma che comunque serve tecnicamente per le difficoltà più avanzate, anche se devo ammettere che io col telefono ho avuto un po' di difficoltà. Vedete, devo ancora fare la X3, perché non sono, cioè sono riuscito quasi a completarla in realtà, se devo essere sincero, però sono morto praticamente alla fine. E poi ci sarebbe da fare anche la Crash, dove in coop al momento ancora non l'ho completata, perché giustamente in coop è anche più difficile in realtà, infatti non sono riuscito praticamente a completarla, e non l'ho fatta neanche in singolo, perché ancora devo completare la X3. Quindi magari in live, o comunque cercherò di provarci un pochettino così, magari off camera, giusto per provare un pochettino, cercherò di vedere un po' come risolvere la situazione, però devo recuperare il tempo perso, quindi cercherò di prendere informazioni, anzi scrivetemi sotto nei commenti se c'è qualche argomento in particolare che vi interessa essere trattato. Datemi una mano, perché ripeto, sono stato sconnesso dal mondo per un paio di giorni e devo ammettere che riprendere il ritmo è un po' difficile. Quindi se ci sono comunque delle notizie, se ci sono delle cose che effettivamente vi interessa approfondire, vi prego ditemelo sotto nei commenti, in modo tale che io comunque mi possa informare, possa cercare magari qualche documentazione online se è possibile, o nei file di gioco, se riesco ad accedere ai file di gioco, e poi successivamente produrrò effettivamente il materiale. Quindi ragazzi, vi chiedo gentilmente di darmi una mano. Io ci tenevo a fare questo video solo per comunicarvi che sono tornato, quindi abbiate pazienza, abbiate pietà soprattutto delle mie condizioni precarie per il momento, però sono sicuro che avremo modo di poterci rivedere e risentire spesso, così come facevamo prima, soprattutto in live, perché dobbiamo recuperare anche il tempo perso in live. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, video flash super estemporaneo, giusto per dirvi che ci sono, scrivetemi pure, vi posso leggere, adesso internet ho tutto, quindi scrivetemi, commentate, mettete pollici, fate tutto quello che volete e io vi aspetto alla prossima. Bye bye!